Il pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Schiereranno tre uomini nella metà campo avversaria davanti a un centrocampo a tre che regala un bel po' di flessibilità. È il modulo di base del calcio totale. Il suo sviluppo di gioco è in grado di fornire un buon equilibrio di squadra, ma allo stesso tempo anche un'elevata possibilità di soluzione offensiva. È una scelta interessante da parte del tecnico perché serve un costante movimento da parte di... E ora si fa sul serio, si parte. Ribéry, cerca un compagno libero. Ottima giocata. Badel. Castrovilli. Badel. Castrovilli. Pulgar. Castrovilli. Allarga il gioco sulle fasce. Elegante. Occhio a cross. Ecco il filtrante per Ribéry. Non, occasione. Miracolo di Sirigu. Scodella in avanti. Ottimo dribbling. Ed ecco il cross. Accetta il passaggio, pericolo. Tenta la conclusione. E c'è il gol della Fiorentina. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Gioca con un pallone lungo. Cerca lo spocchio al tiro. Tiro davvero da dimenticare. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. E con questo è il pallone. Rossella. La Fiorentina gioca bene, tiene il possesso del pallone, via avanti nel conto delle reti. Ottimo intervento. Dunque, rimessa laterale.
Castrovilli. Costa! Miracolo di Sirigu! Grande salvataggio da parte dell'esterno difensore. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. E spazza via la palla, la gioca all'indietro. Pulgar sul pallone, attenzione, colpisce, miracolo di Sirigu. Una parata stilisticamente non perfetta, ma era una palla velenosa e alla fine conta il risultato. Pulgar la gioca a sinistra, cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Pallone lungo, in verticale. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Castrovi, miracolo di Sirigu. Belotti. Calcio di punizione per il Verona. Riceve il passaggio, la gioca sulla destra, Cutrone, Vlahovic, arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti, una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Che primo tempo hai visto, Luca? La Fiorentina è meritatamente davanti, ma avrebbe potuto segnare in almeno un paio di occasioni in più. Se continuano così anche nel secondo tempo, porteranno a casa una vittoria facile. La Fiorentina esce dal campo con l'unico gol della partita all'aperto, in una gara tesa ma comunque emozionante. Ancora tutto da decidere. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. C'è la palla lunga in avanti. L'avversario ha avuto la meglio, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Vlahovic. A dopo. Un gol, un solo gol per il momento fa la differenza in questo scontro. Palla intercettata. Lancio lungo del portiere. Lungo passaggio in avanti. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Il portiere la spedisce su. La mette sulla sinistra. Alex Berenguer. Pallone verde. Bell'intervento del portiere. Il Torino ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Ha la possibilità di andare. Qui cercherà il tiro. Un palo clamoroso. Meiti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pulgar. Palla di nuovo verso il centro. Vlahovic. Badeli. Mette in mezzo il traverso. Va di testa! Un colpo di testa da dimenticare.
avanzare l'azione con il lancio lungo. A sinistra con il passaggio. Palla in mezzo. Occhio alla conclusione. Finalizzazione decisamente infelice. Lungo passaggio in avanti. Vlahovic, da lì può segnare. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Si allunga e trova la palla. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Baselli avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Decidono di giocarla all'indietro. Scodella in avanti. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. E passa. Bella apertura. Ayai, Castrovilli! C'è il blocco del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro, una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. È bastata una rete per decidere l'incontro. Gli avversari hanno avuto più di un tempo per raddrizzare la situazione, ma i loro sforzi non sono andati a segno. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie, e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Thank you.